Yu-Gi-Oh! Tutti duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi ragazzi, un po' così alla svelta, siamo qui con Michele per fare la Banned List Reaction. Per l'ultimo abbiamo cannato, ma ragazzi non c'era niente di interessante. A questo giro però ho già visto un paio di spoiler ed è una cosa senza senso. Ma ovviamente ragazzi, prima di iniziare vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Card Game Corner, il mio sponsor per l'acquisto di prodotto TCG, carte singole e qualsiasi cosa che riguarda il mondo di Yu. Ovviamente se volete acquistare trovate il mio il mio link e il codice sconto qua sotto in descrizione. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yu, di Magic, Pokémon e One Piece, trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa interessante se ne può parlare. Detto questo, io andrei subito perché non ho voglia di aspettare ancora, visto che è già uscito da un'ora. Esatto, è anche sempre più difficile evitare gli spoiler. Sì, io apro Instagram, ci sono gli spoiler. Apro WhatsApp, ci sono gli spoiler. Pure su Telegram l'hanno messo, quindi non... Qui su Discord ogni canale a cui sei iscritto ha spammato la nuova ban list. Ho dovuto fare proprio zapping per evitare tutto. Tu cosa ti aspetti adesso da questa banned? Allora, se non fosse che tutti quanti mi hanno detto zi, corri a guardarla che è rottissima, io in realtà mi aspettavo una bannettina così leggera, tanto perché comunque sia il formato mi sembra che funziona, cioè sono un sacco di mazzi, fa top anche cosette da T2, non mi immagino una ban proprio cattiva, devastante. È quello il problema, non ci possono essere 15 mazzi nel formato, e quindi siamo siamo tornati al 2010, quando le banne da settembre distruggevano qualsiasi cosa. E qualsiasi cosa che toppasse un local. Sì. Allora, mi hanno spoilerato tre carte, una peggio di quell'altra. Una di queste non capisco neanche il perché, ma ok. Andiamo a vedere. Allora, guardiamo la lista. Subito, agito. Tac, bomba, così. The bot. Allora. Non è vero, senza senso, ci sta. Allora. È grosso. Considerando che era meta. Poi la Konami l'ha distrutto. Funzionava ancora, poi è uscito Kashtira che, vabbè, un macrocosmo sulle gambe, ha bloccato qualsiasi roba funzionasse al cimitero. Con Reinhardt bandito, il mazzo è tornato, ovviamente, e dobbiamo distruggerlo. No, vabbè, questo ci sta, solo perché ti era rotto il cazzo e giustamente lo vuole togliere proprio dai giochi definitivamente. Sì, però ovviamente non ha toccato l'archetipo per adesso. No, più di così, cosa fa? Andiamo, ma guarda, Kelbeck, cos'è? Vabbè, dai, cioè, aspettavo se togliva nel giro, non c'aveva senso che lasciava Kelbeck. No. Quindi non si milla più, okay. Konami ha detto no, niente mill. Per delle carte che costavano 20 centesimi, dai. Oh. Altri? No, circola! Ma cosa vuol dire? Basta. Ma perché continuo a infierire su Matmec? Godo. Meta Ezio adesso. Basta con Matmec. Cosa significa? Qui c'è sta il meme tipo quello di stop it, he's already dead. Aspetta, io lo scrivo subito. Mamma mia, dai, che goduria. Matmec veramente uno di quei maschi che non potevo vedere quando mi capitava contro. Non Matmec pure, ma i minestroni che girava adesso. Ti scombava per 20 minuti per terminare con una handbot pietosa. Ecco, chi è? Prossimo. Vedo che è partita col botto. Ma siamo ban su ban. Siamo solo tra i mostri nelle bandite, quindi sarà lunghissima. Addirittura. Ah, c'è altre bandite? Sì. Oh, dai. Isolde. Spero più. Eccola. Isolde. L'hanno chiamata tutti. Era troppo forte. È grossa, però ci stava. Sì. Ci si poteva aspettare. Vabbè. Questa non è niente di incredibile. Eclatante. Allora, poi andiamo avanti. Aspetta. No. Una cosa, il mio Simorgh è ancora lì. Niente. Vabbè. Anche a Riser. Io ancora continuo a sperarci in Simorgh. Ok, aspetta, Master Shock è ancora qua. Anche Max G, niente. Chaos Ruler è ancora lì. Arisa e Art è ancora lì. Beatrice non c'è stata, le bandite. Non vedo Anfora Vita. Interessante. No, ma che vuol dire? No, non è vero. Ah sì, ecco. Okay, c'ho avuto un dubbio per un attimo. Cioè, sarebbe stato qualcosa di veramente insensato. Red Reboot è ancora lì. Vanity pure. Finite. Pensavo qualcosina di più. Ok. Ma no, più di così, poretti. Ma vabbè. Allora. Okay. Limitato. Vabbè, Exodia. Va bene, dove sta? Armageddon Knight. Dai, basta. Magnamut è ancora uno. Arpa! Me l'avevano spoilerata. Godo! Cosa significa? Godo! Ce n'ho 12 super e 5 rare. Godo! Ma cosa significa? Godo. Perché sta cosa per la lore? Adesso vogliono col fatto che stanno fuori. Ma il mazzo che non fa un cazzo! Basta!
ridiamo Arpa, fatemi fare un sacco di soldi. Beh, ci sta. Preferisco questa i soldi idea. A giocare Orcus, nel senso. Ah, vabbè, ok, questa... Conosco un paio di persone che saranno molto felici. Redox, sì, sì, oh! Sì, sì. Manca Tidal, adesso, sì. poi si gioca Dragon Ruler. Torna Dragon Ruler, giochiamo tutti a uno. Allora, tutto questo minestrone finirà in Dragon Link, tanto sono tutti draghi. A voi. E finalmente io potrò giocare Ice Storm Ruler. Me ne manca uno solo, dai, su, datemi anche Tidal. No! Così? No! Così? Bene! Ho preso Rescue East stamattina. Ma va bene! Sto morendo! Ma va bene! No. Non me l'aspettavo che lo toccassero già. Secondo te, quando l'ho preso io stamattina, pensavo uscisse pomeriggio la banna e toccassero il mazzo? No! Porca troia. Così? E va bene, carino. Odio questo gioco. Lo Rescue Ace. No. Sharma, ma tutto hanno toccato, tutto. Pure Unchained. Fanno fuori. Fanno fuori tutto il meta. Tutto. Basta. Si resetta. Queste praticamente erano le rimanenze del vecchio meta. Basta. Startiamo col nuovo. Quello che tira la mette ancora tutti lì. Andiamo avanti. Dai, Dryas. Godo. Godo. Basta. Jessica, basta a giocare Nika. Ma aspetta, qua sotto di uno? Ancora? Ce n'è altro lì sotto? Godo. È colpa tua. Pure Hilar. Tua, dei parenti. E di quell'altro. Ci doveva essere pure Loci in mezzo. Chiama Fra. No, non... Perché così toccato Ricca non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo veramente. Hanno sganciato una bomba atomica. Sentiamo, vediamo cosa dice. Oh, aspetta, aiutami padre a carteggiare il bagno. Ah, una cosa sola. Come te lo vedi? Dryas a 1. Guarda, ho visto la nota adesso, ma anche Hilar a 1. Sì. Non è solo Dryas. Lui l'ha chiamata prima che gli spoiler altro, però, Non mi preoccupo perché Jesse saprà sicuramente come giocarlo. Aspetto un suo video con ansia, soprattutto perché adesso escono gli Aromagus e qualcuno voleva togliere addirittura il reparto San Avalon perché il reparto Aromagus nuovo sarà fortissimo. Quindi lascio aspettare, comunque ti devo richiamare. Aiutami padre, ci sentiamo dopo. Ah, lui è tranquillo per adesso. Ho sentito. Vediamo un po'. I Be The World Chalice Just. Sai che non ce l'ho presente? Non me lo ricordo cosa fa e perché è bannato. È un sincro. La giudice del calice del mondo. Allora, puoi considerare un mostro normale il calice del mondo che controlli come un tunnel. Se viene sincro evocata, puoi aggiungere un'eredità del mondo. Boh. Se viene dal cimitero, puoi evocare un calice del mondo ed ecco il cimitero. Forse in qualche formato vecchio che non abbiamo giocato. Non so che ripercussioni c'è proprio per il mazzo. Non credo a nessuna. Beatrice è ancora limitata. Il gusto Emerald è limitato. Non ho visto la mia catena Valva alla 1. Cazzo. Era ancora sopra. Ed Ertaster. Steel, porca, di nuovo. Steel. Ci riprovano. No. No, ma Godo. Cosa vuol dire? Godo, io ho i ricordi di quando facevano Snatch Steel sul BLS e in periodo Shadow che chiudevano le partite. Ma cosa significa? No, quanti ce n'hai di questo? Troppi, c'ho veramente troppi. L'avrò venduto. Tienemene uno. Va bene. Tienemene uno. Io non già sto. Porca. Lo minimo sta 5 euro. Oh, Gozen Match, i floodgate di merda. Stanno sparendo tutti. Gozen Match a 1. Ok, sono contento. Ce n'è un altro che me lo sono spoilerato. No. Aspetta. Pure Rivalry. Vabbè, ci sta. Dai. Prima ti ho detto che c'era un ragazzo che mi era venuto a prendere le carte. Non avevamo visto la banned. Abbiamo comprato 3 rivali. Super. 5 euro. Madonna che bello. Madonna. L'altro tumore. Ma si gode. Tutto uno. Bene, sono contento. Sono okay, molto però contento. Però abbiamo ancora skill drain. Vabbè, dai, ma. E pochi mazzi che lo gioco adesso. Semi limitata abbiamo. Pancra. Oh, questo è buono. Sì. Questo è buono. Sì, ci sta. Bella intrappina. Terror troppo, vabbè, non lo usava nessuno. Purely Memory. Così, vabbè, continuavo a inserire su Purely, ma ci sta. A 2, buono. Tocchettino così, tanto e basta. Fontana ancora a 2. Allora, Engage. Cosa ti aspetti a 3? Io una la so. Ti dico che è generica. Ma non lo so. Cosa c'è a 3? Ma qualcosa che era bandita, no? No, era 1. È stata messa a 3. Non è colla. Non lo so. Non mi viene. Cosa mi sto a perdere? Archfiend. No, non era questo. Posto, volo. No, ma io volo con questo. Devo mandare. Ma sai cosa significa Archfiend a 3? Sì. Che comunque non c'hai del propulsore. Vabbè, aspetta, forse. Spero. Forse. Torno a giocare Inferni. Unicorn. Ostia. Vabbè, ci sta, dai, io su. Ci sta, sì, senza Rise Art. Si può fare. Non c'è del generico. Mind Control.
per la, la Desire, finalmente, è tornata a 3. Vabbè, ci sta. Spellbook of Judgment, anche questo, tanto mazzo non si vinculava nessuno. Spread Starter. Starter torna, ok. Sì, Spread penso abbia tutto. E Upstar Goblin. Se torna a giocare a 37? Come ai vecchi tempi. Bello! Mi piace sta cosa. Sì, ho finalmente una ventata d'aria fresca, è cambiato un po' la... il gioco. Ma dai, guarda, sono proprio soddisfatto di questa top. Hanno toccato un po' di tutto, però ci sta, dai, non mi puoi fare una banda con tre carte. Sì. Io voglio cambiare. Oltre a... ma sì, oltre a Fiducide Tirla, se ci pensi, gli altri mazzi gli hanno dato un po' fastidio, ma non è che l'hanno proprio uccisi. E in più sono andati a giocare tanto sulle generiche. No, è quello che mi gasa, cioè, ok, toccare boh, Raias che dovete toccarlo per forza, anche se io avrei messo Roche a 1 per essere proprio cattivi. Che togliere i coglioni Matmec, giusto per assolutamente. Però cazzo, Snatch Steel, megaso, voglio provarlo, cioè, perché gioco con un mazzo misto con un amico mio, voglio metterlo nel mazzo. Così adesso, per curiosità, io andrei a controllare sul car market quanto sta Snatch Steel. Poi ovviamente faremo market watch. Guarda, tutti sul market a comprare roba, va 2 all'ora. Io spero che queste siano arpe, perché vuol dire che ho fatto i soldi. Pronto a darmi 10 euro a strappa possesso? No, me lo dai gratis. Ce ne sa. Stavo scherzando. Bello, no. Bello. Devo tirare fuori tutti quelli che c'ho. No, non ci voglio credere. E questa, ragazzi, è la storia di come sono diventato ricco con degli strappa possesso. Ma sì! Non ci voglio credere. Io sono contento. A sto giro non ci ho rimesso soldi. Forse dipende da quanto è sceso Rescue Ace. Però nel dubbio. Cioè, più che altro io sono... cioè, praticamente la Konami vuole un meta in cui i tuoi mostri sono i mostri dell'avversario. Da Snatch Steel, ma incontro la 3. Boh, può essere. Forse perché hanno visto che cambiare idea è risultata totalmente inutile, quindi hanno detto, ma proviamo di nuovo. Diamogliene 6, identiche, così possono. Ragazzi, questa reaction non è servita a nessuno, non abbiamo fatto nessuna analisi delle carte. Però è sempre divertente andare a vedere come Konami ce la mette nel culo ogni volta. A questo giro però posso ritenermi soddisfatto, ho fatto solo degli enormi plus. Non so voi, se giocavate Rescue Ace mi spiace, se giocavate Ricca godo tantissimo. Se giocavate Batmec, peggio. Godo, Ale godo un botto. Vediamo se mi ha risposto. Non mi ha risposto, però visualizzato. Detto questo, ragazzi, state benissimo. E noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti.